Salve a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con le interviste di Come Don Chisciotte serie Riflette Re. E infatti, come vi abbiamo promesso nella prima puntata, siamo di nuovo qui con il nostro Stefano Re. Ciao Stefano! Ciao Marco, ciao a tutti quanti. Stefano, a noi piace subito andare al sodo, al dunque. Abbiamo qui diciamo che la nostra puntata ha fatto riflettere molto il nostro pubblico. Infatti c'è stata un'interessantissima e lunga discussione tra due dei nostri utenti di Come Don Chisciotte, Tonghessi, spero che sia francese che lo sto pronunciando bene, e Upar, questo è impronunciabile, si chiama Uparisat Koal, una cosa del genere, vabbè. Stefano, andiamo a commentare un po' quello che ci hanno detto, anche se non credo che in questa sede riusciremo a farlo completamente. Allora, Tonghessi scrive: onestamente, ho serie difficoltà ad accettare come vere affermazioni del tipo siamo noi che decidiamo cosa. Hai un incidente e stai sanguinando, decidi che non è vero? Quando poi si tira in ballo la QM, mi si rizzano i peli. L'universo quantistico è distante da quello umano quanto basta perché chi si prese il Nobel per la QM, Feynman, potesse affermare nessuno la può capire. Quindi vanno bene tutti gli esperimenti di psicologia sociale, vanno benissimo le denunce di intrallazzi delle corporation ai danni dei cittadini, ma per cortesia non addentriamoci in universi sconosciuti a noi comuni mortali, che storicamente servono a dare una veste scientifica all'immaginario. Tanto nessuno la capisce. E se ammetti di non capire quello che sto dicendo, sei un poveraccio, perché io invece, e direttamente da Feynman, la capisco. Stefano. Sì, allora sì, avevo letto quel commento, tra l'altro te l'avevo segnalato perché lo trovo molto interessante e molto stimolante. E come dicevamo prima di iniziare la trasmissione, penso che questo tema meriterebbe un approfondimento un po' ampio, non tanto per gli aspetti scientifici, che comunque vale la pena in qualche modo di accennare o perlomeno di inquadrare, no? Quanto proprio per tutti gli sviluppi che poi ne derivano. In ambito specificamente metacomunicativo, specificatamente di processi cognitivi, processi percettivi nella costruzione della realtà, dell'identità. Ciò detto, diciamo, per rispondere in maniera un po' affrettata, o comunque insomma, almeno simbolica, alle domande poste, alle questioni poste, allora, innanzitutto sul concetto generale, quando si dice decidi tu la realtà, allora io non ho mai detto che tu puoi decidere, che ne so, se le montagne esistono o no. Quello che puoi decidere è se che importanza dare all'input che riguarda le montagne. Cioè, se tu te le scordi dopo una frazione di secondo, non ci pensi mai più, per te le montagne non esistono. Che esistono non ti cambia un cazzo. Se tu invece passi il giorno a pensare alle montagne, la notte a pensare alle montagne, non ci dormi, ecco che le montagne hanno una grandissima importanza nel tuo mondo percettivo. Quindi il concetto non è fondamentalmente che io decido fisicamente se le montagne esistano o no, quanto il ruolo a cui io do a qualsiasi input, in questo caso le montagne, ma può essere la pandemia, ma può essere qualsiasi cosa, ma proprio qualsiasi cosa, rispetto al mio mondo percettivo. E su questo faccio proprio un appunto velocissimo, poi appunto spero di avere occasione più avanti di approfondire il tema in maniera un pochino più ampia. Su questo non è solo una questione meramente percettiva in senso descrittivo, no? Tipo appunto io non penso alle montagne, me ne frego, però le montagne sono lì, eccetera, no? È proprio il mondo che disegni e dentro cui poi vivi, per intenderci. Arriviamo proprio all'aspetto concreto che un po' era nell'esempio, no? Se sanguini non è che puoi dire non sto sanguinando, ecco un attimo. Diciamo, sul concetto del sanguinare implicherebbe un pochino più di difficoltà, faccio un modello più semplice che ho già usato anche altre volte che secondo me descrive bene il processo di cui parlo. Se io sto camminando e mi cade in testa una tegola, la domanda è: la tegola per me esiste o no? Cioè sono io o no che decido se esiste la tegola? La mia risposta è sì e spiego nel dettaglio perché. Perché per una persona esterna che vede la scena, io sto camminando, vede una tegola che mi cade in testa, io che svengo, diciamo, come esempio, perché sono preso dal colpo. Ecco, per lui la tegola esiste come? Ma dal mio punto di vista percettivo, io sto camminando e poi sento male alla testa e poi è tutto buio, appunto.
La tegola non c'è mai stata, non esiste. Ora, se io morissi, per esempio, in seguito al colpo, senza risvegliarmi, per me la tegola non è mai esistita, mai. Io camminavo, avevo la mia vita, a un certo punto mal di testa, buio, morte, fine. A meno che poi nell'aldilà, però, cioè, restando nell'aldiquà, quella tegola per me non è mai esistita, ma proprio mai, anche se quella che mi ha accoppato non c'era. Quando per me la tegola esiste? Quando io mi risveglio in ospedale e qualcuno mi dice, guarda, questa tegola ti è caduta in testa, anche senza farmela vedere, ma facendomela vedere ancora più diretto. Io la vedo, la riconosco ed ecco che lei comincia a esistere nel mio mondo percettivo, è quella tegola che mi è caduta in testa. Ora, qual è la cosa interessante? Che se per esempio uno invece mi dicesse, guarda, sei svenuto, nessuno sa perché, perché vogliono tenermi nascosto della tegola, o perché non se ne è accorto nessuno, si è frantumata prendendomi in testa, nessuno ha capito che è stata quella tegola. Ecco che per me la tegola non esisterà mai, anche se è quella che mi ha fatto svenire, mi ha mandato in ospedale, in coma, o magari poi resto paralizzato, cieco, mi rovina la vita, che ne so, no? Qualunque significato poi quella tegola abbia poi avuto, se io non ne ho mai avuto notizia, e anche dopo non ne ho mai notizia, per me non esiste, non è mai esistita e mai esisterà. Allora, è del tutto illogico pensare che quella tegola esiste e oggettivamente, quindi anche per me, anche se io non lo so e non entra mai nel mio mondo percettivo. Adesso mi devo fermare perché in realtà c'è molto da dire a riguardo, c'è tutta la parte in cui la tegola assume un ruolo, cioè io decido che quella tegola mi ha cambiato la vita nel bene, nel male, facendomi un favore, oppure invece dopo qualche giorno mi scordo completamente per sempre, mai più mi ricorderò di questo episodio, e ecco che di nuovo la tegola che era comparsa scompare dal mio mondo percettivo, dalla mia esistenza e dalla mia memoria, quindi di fatto scompare per sempre e non c'è più. Però, appunto, questi sono tutti discorsi che vanno un po' in là, e sottolineo di nuovo, non sono solo i discorsi che io conosco bene per applicazioni pratiche in ambito metacomunicativo, ma ho anche riscontrato con una linearità imbarazzante proprio nell'analisi da un punto di vista meramente scientifico portata avanti nell'ambito della meccanica quantistica da autori specifici che poi appunto magari quando abbiamo una puntata ci sarà più tempo di guardare, benché non sia il mio campo, benché io non possa pretendere di comprendere appieno e di avere dei riferimenti completi al riguardo, assolutamente, però alcune cose molto divulgative, molto semplici ci sono e sono perfettamente lineari con lo stesso tipo di percorso, esperienza e dimostrazioni che trovo nell'ambito della metacomunicazione, tant'è che io ho scritto alcuni di questi autori, per gli accidenti, cioè, mi stai dicendo che scientificamente è probabile ciò che io da 10 anni ripeto, ma solo in ambito appunto percettivo, metacomunicativo e incontrando grosse resistenze. Cioè. Però vabbè, questo appunto per dire che il tema secondo me è molto molto interessante e varrebbe la pena di dedicargli un po' di tempo in futuro. Ecco, e proprio qua colgo l'occasione per lanciare una proposta al nostro pubblico. Ora, non solo il discorso di Tongesi e Uparisacoatl, che magari può, cioè, si addentra, no, in tematiche filosofiche come la metafisica, il senso comune, il buonsenso, e le analizza, cioè, diciamo, quindi noi proponiamo di fare il prossimo episodio di Riflettere, se anche tu Stefano sei d'accordo, di farlo in diretta, di farlo in modo che i lettori possano partecipare a questa discussione e in modo che possiamo dilungarci sull'argomento anche molto di più di quanto magari ci è concesso dallo spazio delle interviste di CDC. E detto questo, allora passiamo a leggere un altro, stavolta è di Alberto Hiss, che dice... rispetto alla tematica che abbiamo trattato noi nella scorsa puntata, no? Quella del mindfucking operato dai social e della censura social, continua a dire che tutto questo potere a codeste società private lo attribuite voi, nessuno vi costringe a usufruire dei loro servizi, se lo fate è per vostra libera e consapevole scelta. E questa domanda mi fa risuonare un po' qualcosa, perché poi l'argomento di oggi, no, ci fa capire, vabbè, però lo vediamo fra poco. D'altra parte, basta leggere le condizioni d'uso e tutto alla luce del sole. Hanno messo un cappio di fronte, vi hanno messo un cappio e avete coscientemente deciso di infilarci la testa. Sì, allora, a parte che ovviamente l'analisi è del tutto condivisibile perché è semplice logica, cioè tutti i fatti che vengono elencati sono tutti certificabili, probabili e quindi giustamente l'analisi è conseguenziale. Ci sono però degli elementi che secondo me in questo commento non vengono presi in considerazione. Per esempio, la permeabilità di un certo contesto. Per esempio, se
noi siamo, adesso non ricordo francamente nella puntata in cui abbiamo, che abbiamo dedicato proprio alla trasformazione dei social network, eccetera, quanto spazio abbia dato a fare lo storico di che cos'era la formazione dell'opinione pubblica, cioè in quali aree, in quali contesti si creava l'opinione pubblica in passato, ma senza stare a fare tutto il discorso, ma proprio un minimo di recap, sostanzialmente l'opinione pubblica si creava nei dialoghi informali quotidiani che tutte le persone avevano nell'ambito, per esempio, di lavoro, al bar, sotto casa, o cose del genere. Il problema dei social network è che quando ti viene messo un social network, come dice lui, no? Con tutte le istruzioni per l'uso, è tutto bello scritto lì, e tu sottoscrivi e ci vai dentro, sei tu a dare potere, cioè, a questo privato in questione. È però qui un momento, bisogna vedere quali sono appunto il contesto, il livello di permeabilità di questo contesto, perché se tu dicessi io rifiuto di mettere la testa in quel cappio, io continuo ad andare al bar sotto casa e a parlare al lavoro con le persone, a parte il fatto che adesso, con il fatto che per via di questa terribile emergenza non è più possibile farlo, perché non puoi più parlare con le persone, perché hanno paura di parlarti, devono stare a più di un metro con una maschera sulla faccia, non capisci un cazzo di quello che si dice, figurati se riesci a fare dei discorsi sensati per più di un tot. Ma a parte che appunto la condizione particolare di adesso, anche se non ci fosse questa particolare condizione e uno continuasse ad andare al bar e riuscisse a parlare normalmente con le persone al bar o sull'autobus o in coda al supermercato, cosa che per esempio io faccio quotidianamente pur con le difficoltà che si incontrano oggi, comunque rinunciando alla partecipazione al social network non è che, come dire, non darebbe potere a quel privato e quindi in qualche modo ristabilirebbe la situazione, ma si metterebbe in una condizione cosiddetta a parte. Perché? Perché le persone che può contattare, con cui può entrare in contatto nell'ambito della sua quotidianità, sono un numero estremamente limitato rispetto alle persone con cui può entrare in contatto, in termini anche di tempistiche, di velocità, con un semplice post su social network. Al di là del fatto che magari il mio è un profilo che esiste da 10 anni, ha una certa storico e ha una certa risonanza, diciamo, viene spesso rilanciato, no, da altre persone quello che scrivo, io di fatto quando scrivo un post raggiungo da un minimo di qualche centinaio di persone a diverse migliaia di persone. Dal vivo alla fermata dell'autobus ne posso raggiungere 2, se va, cioè, di cui uno dice anche che cazzo vuoi, cioè, non è neanche particolarmente interessato, mentre attraverso i social network non solo si raggiunge un gran numero di persone, ma un gran numero di persone che è interessata proprio a quello che tu dici, e quindi gli dà rilevanza, ti risponde, sviluppa il discorso, crea quel concetto di opinione pubblica. Ora è evidente, a parte gli aspetti di feedback mentali, no, per cui nella realtà, questo è un discorso che sicuramente abbiamo affrontato, no? Noi creiamo la nostra idea di realtà sulla base dei feedback che riceviamo di essa, per cui È indubitabile che la realtà che viene confermata dai feedback diciamo, che vanno sull'ordine delle centinaia o migliaia è estremamente più potente dei feedback di realtà che possiamo ricevere da 2, 3, 4 persone come feedback. Di questo è semplicemente, appunto, di nuovo un calcolo elementare. Ma poi è anche una cosa che ha degli sviluppi, cioè crea degli eco. Diciamola così, di fronte a una situazione di deriva autoritaria dello Stato, voler organizzare la rivoluzione al bar sotto casa, ci metti un pochino. Se puoi raggiungere 10.000 persone in pochi minuti, puoi metterci un pochino meno a arrivare a diciamo, ottenere. Per cui, ecco, non è proprio così semplice rinunciare al cappio che questi privati ti mettono addosso. Bisogna valutarlo nel contesto in cui questa cosa va a verificarsi. Delle soluzioni alternative possono esistere, può esistere, e sono tantissime tra l'altro, io ne ho già elencata qualcuna, ma per intenderci potrebbe esserci una formula, non importa se grazie agli stati o a privati o a scelte di massa o che cazzo ne so, che permetta per esempio il proliferare di altri social network che abbiano altrettanta visibilità, altrettanta popolarità, altrettanto contatto e distribuzione orizzontale. E quindi uno a quel punto potrebbe per esempio scegliere tra vari social network, se ce n'è qualcuno che adotta delle regole che gli stanno proprio sui coglioni, va su un altro e quindi ha... Però è un'opzione ragionevole, non è passare da Facebook con 2 miliardi di utenti e passa a, non so, MeWe con, non so, se qualche milione di utenti. Cioè, va da sé che
cioè, è una condizione completamente diversa, che non riguarda più il tuo piacere o il tuo cazzeggio, riguarda la tua possibilità di partecipare alla formazione dell'opinione pubblica mondiale, diffondere il tuo pensiero, avere dei confronti, avere dei risultati. Quando questi elementi vengono sbilanciati in maniera così potente, necessariamente qualcosa va fatto. O ci si affida al buon cuore, alle decisioni unilaterali di soggetti privati, appunto, che neanche perché ci pensano loro, poi uno per semplificare dice lo decide Zuckerberg, ma è chiaro che non lo decide Zuckerberg, no? Però diciamo che sulla base di chi può influenzare le decisioni, no, dei social network, poi noi tutti obbediamo come dei coglioni a qualsiasi regola ci impongano, oppure bisogna in qualche modo imporre dei cambiamenti anche radicali a questa situazione, come è già successo, tra l'altro, nell'ambito della storia. Non è la prima volta che dei privati monopolizzano delle strutture, dei sistemi di produzione o di diffusione dell'informazione, in questo caso, ma è la stessa cosa. E poi, nell'arco del tempo, viene ad emergere la necessità di riequilibrare, di limitare l'arbitrarietà di questo tipo di decisione sulle regole, sulle modalità in cui è possibile far funzionare questi sistemi. Mi rendo conto però che c'è un errore strutturale, almeno io lo vedo e lo dichiaro, e siccome ho un feedback di risposta abbastanza numeroso, cerco di sforzarmi di immaginare, proporre e anche ascoltare, perché certamente non sono certo io ad avere tutte le cose in mano, anzi sono uno probabilmente di quelli che ne sa meno, però cerco di proporre, stimolare una riflessione collettiva e una operatività collettiva che credo abbia qualche chance di cambiare questa roba. E poi c'è anche una domanda interessante di DJ Metamantra, che ti chiede: è utopico pensare che il singolo, in un atto di manipolazione o demanipolazione dei processi di percezione della realtà, abbia la possibilità nel suo piccolo di invertire il processo di manipolazione di massa? Dunque, sì, allora, messa così la domanda, la risposta dovrebbe essere sì, è abbastanza utopico. Però vale la pena di spendere giusto due parole al riguardo. La realtà percettiva di massa altro non è che l'insieme delle realtà percettive individuali. Cioè, noi accettiamo una definizione di realtà, quella che io chiamo realtà convenzionale, ed è quella che poi, in maniera del tutto falsificante, andiamo a definire realtà oggettiva. Cioè, io vedo una parte della realtà, percepisco direttamente una parte della realtà, sia direttamente sia indirettamente, cioè tipo perché qualcuno me ne parla, o qualche mio amico, o qualcuno comunque con contatti diretti. Per cui diciamo che ricostruisco un po' la mia realtà. Sulla base di quella, non so, mi viene da dire, lo stupro è una cosa rara, perché a me non è mai capitato di vederne uno, i miei amici non me ne parlano, nessuna delle persone che conosco è stata stuprata. Okay? Poi c'è una voce collettiva più ampia che è quella che teoricamente i media dovrebbero incarnare, che ti dice: attenzione, su tutto lo Stato italiano gli stupri hanno questa rilevanza. E tu dici: caspiteria, non l'avrei mai detto, visto che io non... Però uno cosa fa? Giustamente paragona al suo, no, mondo percettivo, diretto e indiretto, ma comunque limitatamente al suo aspetto che riesce a raggiungere con le proprie percezioni, e giustamente dice: beh, il mio è un ambito ristretto, magari per qualche motivo in quest'area, in questa zona, lo stupro è molto raro, mentre invece in altre diventa molto, perché io semplicemente non frequento, non conosco, non ho mai avuto contatti con queste altre realtà, però se devo prendere in esame tutta l'Italia, giustamente. Ecco, questo funzionerebbe bene se i media di fatto non avessimo beccati un'infinità di volte a inventarsi cazzate, cioè a raccontarci una realtà percettiva, collettiva, che non c'è se non nei media. Qui sono i media a dirti: guardate che ci sono queste cose, e poi tutti quanti a casa loro dicono: cazzo, allora ci sono queste cose. Ed ecco che in qualche modo poi ci sono queste cose, perché tutti ci crediamo, ma se lo sono inventati. No? Questo non è successo poche volte, è successo tante volte, a volte su elementi determinanti, magari piccoli a volte, magari grossi altre volte, ma comunque determinanti. Ricordiamo l'incidente del Tocchino, che Azzarola ha fatto scoppiare una guerra che è costata milioni di morti. Cioè, non è che, come dire, ci abbiamo giocato su, ma ricordiamoci la puttanata dell'Antrace. Cioè, allora, quando ti raccontano delle cose e le persone ci credono, e poi sulla base del fatto che ci credono, questa cosa diventa una percezione di realtà condivisa, normalmente dovrebbe essere qualcosa che i media rispecchiano,
visto che noi siamo tanti a pensare una cosa, allora i media dicono attenzione, per quelli che ancora non lo sanno, guardate che tanti pensano questo. Quando invece i media si mettono lì e dicono ok, allora adesso cosa facciamo pensare a questi beoti? E ci raccontano scemenze usando appunto dei processi di stimolo, di modificazione percettiva, che sono quelli di cui abbiamo parlato varie volte, che ho un po' approfondito, ecco che la cosa è completamente diversa. Quindi allora i media a questo punto creano, no, una realtà percettiva, te la sbolognano e le masse di persone la rendono reale. C'è chi sostiene, e in effetti io ho seri dubbi che la cosa possa essere andata così, che gran parte di questo allarme pandemico sia questo, sia un babao messo, che può avere o meno degli aspetti concreti, reali, di fondo, ma che è stato trasmesso come una realtà con delle caratteristiche emergenziali, stratosferiche, stravolgenti, e che molte persone hanno recepito e rispecchiato, per cui poi vanno in giro veramente con la museruola, con la paura che senza moriranno soffocati o trasmetteranno virus letale a tutti, tengono i bambini distanziati, hanno paura di andare a trovare i genitori, non cenano con più di due persone alla volta. Francamente, ovviamente poi dipende dalla percezione di realtà che uno, dentro cui uno vive, eccetera. Può darsi che queste cose siano tutte giustificate, a me sembrano al 90% totalmente ingiustificate oltre che illogiche, ma di fatto sono cose che ci sono state raccontate, perché senza che ce le raccontassero nessuno sarebbe sognato questo tipo di problematica o di reazione a questa problematica, eppure adesso sono una realtà talmente considerata vera da tutti, che se tu cammini per la strada senza uno straccio in faccia, anche se sei a 4 metri di distanza da chiunque, vedi occhi preoccupati e in alcune occasioni anche qualche deficiente pensa di doverti insegnare, no, ad andare in giro mascherato, perché il tuo respiro potrebbe, in una giornata di vento a distanza di 4 metri, infettare qualcuno e ucciderlo, no, per la strada. Cioè, chiaramente questa cosa qua ti fa comprendere quanto la realtà sia veramente un giochetto sottile a livello percettivo e quanto sia importante riappropriarsi dei processi con cui scegliamo e definiamo ciò che è reale e ciò che non lo è, perché tutti quelli che obbediscono a questa roba qua non sanno di cosa hanno paura, non sanno perché ne hanno paura. Cioè, avvertono una paura che diventa molto concreta e molto forte, ma non hanno idea da dove arrivi sta roba qua, non hanno idea del processo che l'ha scatenata, non hanno idea del modo in cui era già presente, non hanno idea di cosa sia l'orfanità spirituale, eccetera, eccetera. Per cui questo è, come al solito, alla fine è il mio punto fermo finale, da qualunque punto si parte a qualunque punto si arriva, è acquistare consapevolezza dei propri processi percettivi, perché senza, non solo si obbedisce inevitabilmente a regole di cui non si conosce niente, ma soprattutto non si vive, cioè non si è proprio presenti, qualsiasi decisione si vada a prendere non la stiamo prendendo noi, perché non conosciamo le regole che ci conducono a prenderla. Ecco Stefano, è proprio per una comprensione di queste dinamiche, del processo del mindfucking, e oggi noi vogliamo parlare appunto una coscienza critica al giorno d'oggi, nel momento in cui il mondo va tutto in una direzione che non corrisponde a quello che la mia intelligenza, la mia sensibilità detta. Cosa potrei essere chiamato a fare? Cosa posso fare? Quindi c'è quasi come se ci fosse una scelta tra seguo la massa, mi astraggo dalla massa. Ecco, noi volevamo proprio di questa crisi parlare con te Stefano oggi, perché tu hai elaborato negli ultimi giorni un, come possiamo chiamarlo, una strategia, un progetto, un'idea, un'iniziativa che si chiama Great Divide. A te la parola Stefano. Sì, allora, sì, è qualche settimana che pensavo a questa cosa e da poco ho cominciato a scriverne, a parlarne, per avere anche un feedback che, devo dire, è stato superiore a quello che mi aspettavo, perché credevo di essere molto più frainteso, invece devo dire che il feedback c'è stato ed è stato molto forte. In sostanza, diciamo, giusto per chiarire perché questa cosa secondo me è un po' una novità, almeno lo è per me, certamente non lo è per altre persone che avevano già abbracciato questa idea da tempo. Io sostanzialmente da tanti anni, da quasi 20 anni oramai, parlo esplicitamente in maniera molto critica, no, di questa, della società in cui vivo, delle modalità in cui essa cerca di
impegnare la mente di chi vi vive e di condizionarla, di condurla lungo dei percorsi che non condivido. Ma in tutta onestà devo dire che non è solo un percorso che riguarda appunto gli ultimi 20 anni o gli ultimi 10 o l'ultimo anno in particolare, in cui certamente le cose sono aumentate di intensità e sono arrivate ad un punto di assoluta insostenibilità, ma è qualcosa di molto più profondo e antico. Cioè io, guardandomi indietro e con onestà, non posso che riconoscere che io non ho mai apprezzato le regole di questa società, non ho mai apprezzato come funzionano, non ho mai apprezzato il tipo di premi, il tipo di punizioni, il tipo di instradamenti, che percorsi che venivano descritti, no? Nell'ambito di questa società non rispondevano alle mie esigenze, tanto che in qualche modo ho dovuto barcamenarmi per cercare di trovare delle formule in cui qualcosa che magari a me veniva anche interessante o spontaneo fare, che magari riuscivo a fare abbastanza bene, potesse essere di interesse in qualche modo a questa società. Però, giusto per intenderci, io ho sempre avuto un rapporto estremamente complicato con i soldi e la retribuzione, perché sotto vari profili, mi rendo conto che questo non tutti magari lo percepiscono allo stesso modo, ma per me era veramente imbarazzante quando si arrivava al concetto di prendere dei soldi o dare dei soldi per beni o servizi. Cioè, il concetto del denaro in sé è qualcosa che mi ha sempre lasciato molto perplesso. Per dirla chiara, quando questo periodo in cui dipingevo, quando qualcuno doveva pagarmi, voleva comprarmi dei quadri, io andavo talmente in imbarazzo che o glieli regalavo, oppure se non volevo dargli il quadro, mi inventavo scuse per non venderlo a qualsiasi prezzo mi fosse disposto a pagare. Questo non perché io disprezzi i soldi o ce l'abbia con i soldi per una questione, se magari il vecchio pensiero cattolico, il denaro, eccetera, ma perché io mi sentivo offeso dal fatto di essere valutato sulla base di ciò che sono in grado di fare o di offrire monetariamente. Cioè io, quando uno mi dice questa roba che tu fai vale tot, non importa se tot è tantissimo o pochissimo, io lo trovo offensivo, mi dà proprio fastidio, è una misura che non mi riguarda. Semmai troverei ragionevole che uno dicesse il lavoro che fai tu è la cosa che ha un valore ed ecco come lo trasferiamo in un ambito monetario di misurazione per scambiarlo. Così mi sta anche bene, cioè è una cosa funzionale. È il contrario che trovo spaventoso, cioè quando è il denaro a decidere il valore delle cose, dei beni e dei servizi. Sono i beni e i servizi che hanno un valore, è la frutta che ha un valore. Il denaro è solo il modo con cui la scambi, con qualcos'altro. Allora, l'idea che invece il denaro io possa addirittura accumularlo, cioè, ecco, per intenderci, io il denaro lo vedo come le cassette di legno con cui porti la frutta, no? Io voglio 4 cassette di frutta, ma non è che voglio fare la raccolta delle cassette. Cioè, ho 50 cassette, wow, vuote. Ma che cazzo me ne frega? Io voglio la frutta, no? Cioè, la cosa importante è la frutta. Le cassette sono solo il denaro, cioè solo il modo con cui trasporto la frutta da qui a là. Punto. Questo è come io vedo le cose. E adesso parlo del denaro perché è l'ossatura, se vuoi, non solo strutturale, ma anche proprio percettiva, anche proprio metafisica del mondo in cui viviamo. Che è un mondo costruito sul debito perenne, sulla competizione perenne, sul gioco a somma zero, sull'idea di un mondo a risorse scarse, eccetera. Che non è così, che non è più il mondo in cui viviamo. Lo era, ma non lo è più ormai da parecchio tempo. E noi ancora continuiamo a utilizzare queste strutture schiavizzanti, mentalmente e fisicamente schiavizzanti. Tutto questo discorso, scusatemi se sono andato un po' su temi, ho toccato un po' di temi che magari meriterebbero più respiro, però giusto per dare degli accenni, si racchiude nel concetto che, per come la vedo io non ho mai apprezzato questa società nelle sue regole. Mi ci sono adattato un po' malamente, cioè non standoci tanto bene, al punto che quelle che sono nell'ambito della mia vita, le mie grandi soddisfazioni, sono roba che normalmente nell'ambito di questa società conta zero, conta proprio cazzo, mentre quelle che altri dicono, ah, hai visto che è successa sta roba, anche a me, no? Magari dicono, ah, che figo, che ti hanno pagato tanti soldi per fare quello, ecco, sono quel tipo di cose che invece a me non dicono un cazzo. Per cui capite che è veramente straniante, no? Ecco, quello di cui mi sono reso conto nelle ultime settimane, elaborando questa strategia del Great Divide che poi ho portato fuori e percependo nelle risposte di chi l'ha sentita risuonare, se mi permettete un termine appunto forse un po' metafisico, è che non sono solo,
Cioè che un sacco di gente non è per niente in linea con le regole di questa società del cazzo dentro cui è nata, solo che come me si è barcaminata per trovare il modo di riuscire a viverci e funzionarci, diciamo, dentro senza starci troppo male, senza essere troppo a disagio, e cercando lo stesso di ricavare quelle che poi invece magari considera cose più interessanti e importanti a livello privato, personale, nell'angolino, come hobby. Ecco, quello su cui mi sono trovato a riflettere è: se questa società non mi è mai piaciuta, e permettetemi di usare il plurale per quelli che in qualche modo condividono questa impostazione, non ci è mai piaciuta già prima, adesso le sue regole sono andate estremizzandosi fino al punto da diventare non più fastidiose, noiose, rompipalle, ma insopportabili, proprio insopportabili, letteralmente insostenibili, appunto del tipo: devi aver paura delle persone sane, non puoi avvicinarti agli altri esseri umani, i tuoi bambini devono stare distanziati dagli altri bambini, non possono toccarli, non possono giocarci assieme, non possono prestargli la penna. Ecco, e questa roba qua la trovo inaccettabile. Cioè non è più una cosa faticosa, noiosa, problematica con cui mi trovo a dover gestire, è una roba che non posso accettare, punto. E quindi va da sé che c'è una reazione, no? E la reazione automatica potrebbe essere, come è stata negli anni anche scorsi sotto vari profili: dobbiamo lottare per migliorare questo mondo, no? Per tagliare questi estremismi e tornare alla Costituzione, ai diritti, insomma, poi ognuno fa i riferimenti che vuole, no? Però io a un certo punto mi domando: ma che cazzo me ne frega? Perché devo cercare di tornare in una società che già non mi piaceva, di cui già le regole di base non mi sono mai piaciute? Perché cacchio devo faticare per limitare le estremizzazioni di quelle stesse regole, per tornare a quelle stesse regole che già non mi piacevano? A questo punto, perdonate, ma vada al diavolo sta società, facciamocene un'altra. Dall'inizio, con regole diverse che rispondano alle, io dico mie, ma si può usare il plurale se le troviamo insieme, le nostre esigenze. E non mi sembra che ci siano pochi punti in comune riguardo, adesso ce ne sono tanti. C'è molta gente che mi parla di un'idea di salute, di sanità diversa, che non miri più a curare i sintomi, ma a individuare le ragioni, no? delle patologie o delle malattie. E quindi non più a tappare i sintomi quando vengono fuori con delle medicine che in qualche modo appiattiscano questa cosa, ma a coltivare uno stile di vita diverso, una società che permetta uno stile di vita diverso, per esempio. Ecco, questa è un'idea di salute nuova, diversa, che io sento molto vicina alle mie aspettative, alle mie necessità, mentre trovo molto, molto lontana l'idea di salute di chi dice: devi andare in un ospedale anche se sei sano, farti fare degli esami per vedere se c'è delle malattie di cui neanche ti accorgeresti perché sei asintomatico e per le quali devi prendere dei farmaci che potrebbero anche accopparti, però succede di rado perché non c'è la correlazione, solo un vago legame. Ma andate a far culo, ma che me ne frega, cosa, quella non è salute, non ha niente a che fare con la salute. No? Ecco, per cui, per dire, no, questa è una delle cose. Ho parlato della salute, ma ci sono tanti altri temi. Parlavo prima del denaro, un modo diverso di scambiarsi bene i servizi, un modo diverso di creare la struttura professionale. Perché dobbiamo competere sul lavoro? Noi abbiamo in testa questa idea che competere sia necessario per ottimizzare tutto, no? Per fare il meglio possibile, ma non è vero, non è assolutamente vero. Competere è semplicemente la risposta logica a un sistema a risorse scarse, un sistema, un gioco cosiddetto a somma zero, in cui ci sono risorse scarse, abbiamo tutti bisogno di queste risorse, chi se le accaparra vince e gli altri perdono. Questo è il sistema di vita su questo pianeta, non abbiamo inventato noi esseri umani, perché funziona così per tutte le specie, animali, vegetali, eccetera. Poi ci sono delle specie che hanno avviato programmi di coesione, di coesistenza, di eccetera, eccetera, lo so benissimo, fantastico, però il modello base resta comunque quello della competizione per accaparrarsi le risorse. Noi però abbiamo fatto una roba, abbiamo la tecnologia, abbiamo sviluppato la tecnologia e grazie alla tecnologia siamo riusciti a produrre molte più risorse di quelle che ci servono. Tant'è che abbiamo appunto molto più cibo, molto più tutto, abbiamo molta più tecnologia, buttiamo via continuamente roba tecnologica che funziona perfettamente per avere una nuova versione, che non ci serve. Però, allora, intendo dire, abbiamo tutto in abbondanza, non c'è niente che è scarso in questo momento nel nostro sistema di vita, solo che non lo ridistribuiamo perché ci inventiamo il problema dei soldi, cioè di una risorsa che manteniamo scarsa di proposito. E perché siamo così scemi da fare sta roba? Perché risponde a un paradigma che abbiamo sviluppato nell'arco di 450.000 anni di storia della nostra specie,
che è quello della competizione, che diventa un modello esistenziale. Alle origini era: io ho fame, devo arrivare alle bacche rosse, anche lui ha fame, anche lui vuole arrivare alle bacche rosse, il primo che ci arriva le prende, vive, la sua famiglia le porta a casa un po', vive, quello che arriva dopo trova l'albero spoglio e muore, lui di fame e la sua famiglia. Quindi competere, correre più in fretta, arrivare per primo, essere più efficiente a acchiapparsi le bacche rosse, era una questione di sopravvivenza. Ed è chiaramente poi stata identificata anche con la sopravvivenza mentale, per cui competere e vincere diventa ce l'ho fatta, no? E noi oggi anche, questo lo viviamo anche quando giochiamo a carte o quando in macchina uno ci sorpassa e lo risorpassiamo, c'è una gara, ok, no? Queste sono formulazioni simboliche, proiezioni di questa roba qua. Il punto è che ora le bacche sono tantissime, sono tanto che le buttiamo via costantemente, buttiamo via il cibo costantemente, buttiamo via la tecnologia costantemente, sprechiamo l'energia a tutto andare, sprechiamo l'acqua, sprechiamo tutto, no? Perché sono sovrabbondanti, ma le distribuiamo così male che tutta una parte del pianeta non ha l'acqua, non ha l'energia, non ha l'assistenza, non ha un cazzo, no? E mentre l'altra butta via di tutto, tutto andare, anche se ce ne sarebbe per tutti. Perché facciamo così? Appunto perché siamo ancora prigionieri del modello, dello schema mentale del devo arrivare a ste cazzo di bacche, no? Che è il modello della competizione. Allora io dico, a livello professionale, perché non passiamo alla cooperazione? Cosa c'è di più logico e semplice? Tra l'altro è anche intuitivamente molto più efficiente. Cioè, se io e un altro competiamo per fare la stessa cosa, ci rubiamo spazio, energia, tempo a vicenda, e uno dei due la farà meglio dell'altro, ovviamente, ed è quello che vince, no? E quindi prenderà il premio, l'altro lo piglierà nel culo e perderà, no? Ma al netto di questo, a livello di produzione di un bene, di un servizio per la società, non sarebbe meglio se invece collaborassimo? Io e quell'altra persona a fare quella roba lì meglio possibile, per fornirla a più persone nel modo più efficace possibile, vincendo tutte e due, anzi vincendo tutti, anche tutti gli altri. Cioè questo è il modello mentale di uscire dal paradigma competitivo e entrare in quello cooperativo. C'è chi mi risponde, non parlo di questa cosa, ho capito, però la gente se non la stimoli, si siede sul divano, non fa un cazzo, si gratta i coglioni tutto il giorno. A parte che per me uno potrebbe benissimo farlo, chi se ne frega, non mi ruba niente. Se le risorse sono abbondanti, ce n'è per me, ce n'è per lui. Se lui non ha voglia di fare un cazzo, non faccio un cazzo. Se ho voglia di spaccare legna, spacco legna, se ce n'ho voglia, non sono obbligato, no? Ok. Quindi questo è. Ma in generale, perché mai dovremmo condizionare le persone ad avere voglia di fare qualcosa, a sentirsi... Cioè, se proprio sentiamo questa esigenza di affermare noi stessi che... viene da una storia millenaria, certo non possiamo cancellarla, usiamola nell'ambito ludico, giochiamo a competere, competiamo a Monopoli, competiamo a Scala 40, competiamo a poker, competiamo, facciamo pure la box, perché no, un po' di distruttività, un po' di aggressività, un po' di sangue, nasi rotti, va benissimo, ma come gioco, è un gioco, non è professione. Quando si parla di professione, nel senso di produrre lavoro, beni e servizi all'interno della società, secondo me il modello più logico nella situazione attuale è la cooperazione, non la competizione. Ecco, per cui è una società diversa, capite benissimo, incompatibile con la società da cui proveniamo. Ed è qua che in qualche modo si sviluppa questa idea di great divide, di questo bivio. Cioè io dico, tutte le persone che oggi si trovano ad arrivare a capire che non sono più, che non è più possibile accettare le regole della società in cui viviamo, anziché stare qui a combattere come dei pazzi per cambiarle, modificarle, portarle a qualcosa di più simile alle nostre esigenze, perché non progettare invece una roba completamente nuova, separata, diversa? Siamo un numero sufficiente di teste, di energie, di persone per poterlo fare, per poter vivere, per creare una società fatta così. Facciamolo, tra l'altro, in tutto il mondo. Cioè, nel senso, lo si può fare in certe aree, no? In certe zone dove ci raduniamo, dove avremo accesso a un territorio che poi nel tempo dovremmo negoziare, rivendicare rispetto allo Stato, vatti la pesca, questi sono processi che hanno magari necessità nel tempo di portarsi avanti, però è un progetto, l'idea è quella, cioè creare queste comunità che seguono regole nuove, diverse. Prima di tutto magari stabiliamo queste regole nuove, questi principi, chiariamoli, parliamone, incontriamoci, discutiamoli e poi chiariamoli, scriviamoli. È già successo, ci sono state delle evoluzioni nella storia della nostra specie notevoli, si è passati da... diciamo la forma di
istituzionale, di organizzazione sociale basata sul c'è cioè un randello grosso, vi picchio tutti se non fate quello che voglio io, a sistemi sempre più democratici e pluralistici. Si è arrivati alle carte dei diritti, no? Al diritto scritto, che non è più una legge scritta, che prima erano leggi orali, le cambio quando cazzo voglio, no, una volta che sono scritte valgono per tutti, sono uguali, no? E via dicendo, poi l'uguaglianza di fronte alla legge, tutte queste cose qua sono stati dei passaggi, non è che c'erano fin dall'inizio, sono stati mano a mano passaggi evolutivi della nostra società, delle società. C'era chi arrivava a quel passaggio e lo faceva, e faceva la società, e c'erano società più antiche che non riconoscevano ancora quella roba lì, bene, continuavano a vivere lì finché non si estinguevano, e dopodiché andavano avanti quelle nuove di società. Ecco, io dico, siamo al passaggio verso una nuova società. Non vedo un motivo al mondo per rifugiarci e lottare per restare in quella vecchia. Anche perché, e qui chiudo su questo punto perché sennò il discorso diventa infinito, per come la vedo io, non è proprio possibile vincere nella vecchia società. Sotto tanti profili, ne elenco giusto due o tre al volo. Il primo è che c'è tutta una fetta della popolazione, una parte della popolazione mondiale, che sta bene nella vecchia società. Oddio, bene magari è una parola un po' esagerata, però di fatto che non vuole uscire dalla vecchia società, che ne sposa le regole, ne sostiene le regole, e che addirittura ne sposa le ultime derive, anche proprio le super restrizioni, il lockdown, c'è gente che grida vogliamo più lockdown. Ok. Vogliono vivere così, vogliono sentirsi. Evidentemente questo risponde a delle loro necessità, che hanno la stessa dignità delle mie o delle vostre necessità, però sono incompatibili. Cioè, tanto quanto loro hanno bisogno di essere rassicurati, di avere dei padroni che gli dicano esattamente cosa possono fare, quando possono farlo, come possono farlo, perché in questo modo saranno al sicuro dai terribili morbi. Ecco, è quello che invece io non solo non voglio, ma proprio non posso accettare. Io non voglio nessun cazzo di padrone che venga a dire cosa devo fare per stare bene o stare male. Vada un affanculo. Cioè, io voglio intorno a delle persone che decidano autonomamente come curarsi, che rischi prendere, eccetera. Se poi questo ponesse dei rischi collettivi, va bene, vediamo questi rischi collettivi, vediamoli insieme, non negazionista, stai zitto, vattene via, la scienza ha parlato, detto da Wired. Ma chi cazzo siete? Cioè, no, veramente, no? Questa, allora, io torno a dire, c'è chi dentro questa cosa vive bene, o comunque risponde alle proprie esigenze, e c'è chi, come me, non lo può più accettare. Io dico a quelli, a tutti quelli come me, facciamo una cosa diversa, andiamocene. Perché, semplicemente, anche se vincessimo in questa vecchia società, non cambierebbe niente, perché uno, ci ritroveremmo nella società di prima, in cui, parlo per me, spero anche per alcuni di voi, non ci piace, non ci piacciono quelle regole, non ci vanno più bene quelle robe lì, quindi perché tornare a una roba che non ci va più bene? Cioè, e poi c'è tutta una fetta di persone che invece vuole proprio quello che sta accadendo, risponde quello alle sue esigenze. Cosa facciamo con questi qua? Li costringiamo a vivere senza museruola? O peggio, li costringiamo addirittura a decidere da soli come curarci, cioè, o comunque non decidere da soli, che non è quello il concetto, ma a pigliarsi la responsabilità, no? di assumersi responsabilità sulle proprie scelte, sulle proprie decisioni, anziché affidarsi ai super esperti, che è quello che loro vogliono. Con che diritto noi potremmo costringerli a cambiare il sistema di vita, il modello di vita, a vivere vite che non sono pronti, non sono capaci, non vogliono vivere in questo modo? Cioè, saremmo più stronzi di quanto sono stronzi loro nei nostri confronti. E non ha senso, perché diventeremmo i mostri che stiamo combattendo. Cioè, saremmo noi, a quel punto, a dover fare il ruolo dei padroni che decidono le regole per questa gente che non le vuole, queste regole. E questo veramente io non vedo un motivo al mondo per farlo. Per ottenere cosa? Allora, a questo punto, creiamoci invece, impegniamo le energie nel creare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, distaccato, lontano, che rende felice a tutti, perché non spaventeremo queste persone, saremo abbastanza distanti, e loro non scocceranno noi con le loro problematiche che noi non abbiamo, che noi non vogliamo avere. Per cui, ecco, a me sembra la soluzione non solo più logica, più razionale, ma anche in qualche modo inevitabile, che in un modo o nell'altro mi sembra che non possa che andare così. Io non riesco a capire, io personalmente non posso tornare in quella società, cioè sarei come in prigione. No, grazie. Cioè, piuttosto, veramente, non lo so, se vedessi che il mondo va in quella direzione, non c'è modo di costruire un'alternativa, non ho possibilità, che cazzo ne so, cercherò di andare in un monastero zen, andrò a vivere qualche posto dove posso distaccarmelo, dimenticare questa realtà insopportabile e vivere in un mio mondo privato un pochino più sereno, più tranquillo, dove riesco a stare meglio. Però questa è una soluzione individuale. Io, visto che mi sembra che il numero ci sia e che l'esigenza non sia solo mia,
propongo una soluzione collettiva, che è un azzardo, una cosa grossa, una cosa epocale, proprio, sto parlando di evolvere la nostra società in una direzione nuova, ma se ci pensate non è molto diverso da quello che in fin dei conti stanno comunque cercando di fare, no? Perché tutto quello che sta succedendo è stato palesato più di volte, parlando di Davos, eccetera, no? E se si sta cercando di portare comunque la società a evolversi in una direzione, che a me fa schifo, per cui io non ho voglia di andare in quella direzione, io vorrei andare in un'altra. E questo è quello che propongo. Ecco Stefano, a me la prima cosa che mi viene in mente è John Rawls. John Rawls parlava, distingueva due tipi di libertà, la libertà da e la libertà di. Ecco, nel punto in cui sei con la tua descrizione, io credo che quello che il Great Divide ponga dei problemi di lunga durata sia nel campo della libertà da, cioè nel liberarsi effettivamente dal gioco di questo sistema in cui gli approvvigionamenti alimentari sono controllatissimi da filiere che è difficile scardinare a meno che poi non passiamo all'autoproduzione. E poi mi viene da pensare anche a livello proprio spirituale, sì, perché io penso alla comunità degli Elfi, per esempio, in Toscana, no? E anche loro hanno fatto già da tanto tempo questo tipo di vita, però i loro figli, per esempio, se ne vanno via, vengono nel mondo capitalistico perché si trovano meglio, vanno a studiare a Bologna, vanno... E quindi diciamo che io credo che senza una, almeno questa è la mia opinione, senza una strategia militare adatta, realizzare la libertà dal sistema sia abbastanza difficile. Forse, e qui arrivo alla mia domanda, nel campo della libertà di, cioè quella libertà che non è io mi libero da un vincolo, ma io insieme agli altri, cioè la libertà di, secondo Rawls, è quella che si ha nel momento in cui si agisce insieme agli altri e che da soli non si può avere, perché io, per esempio, no, anche il discorso che facevamo un po' prima scherzando io e te, io perché tu proponi sempre, per esempio, soluzioni collettive, anche se individualmente te ne staresti benissimo, perché la tua libertà la puoi ottenere tranquillamente, andandotene, vivendo da solo e non lasciandoti condizionare, ma secondo me è la libertà di costruire, di creare, la libertà quella partecipativa che diventa difficile da costruire. E allora io ti chiedo, in maniera così ex abrupto, brusca, dove e come deve avvenire questo Great Divide? Allora sì, prima ancora del dove e come, credo per inquadrarlo bisognerebbe dire il quando. E il quando non è adesso nel senso di domani, ma è adesso bisogna cominciare a farlo, ma sarà un processo lunghissimo. Ora, lunghissimo, io non ho la palla di cristallo, però così, a spizzichi e bocconi, penso che ci vorranno decenni, perlomeno, per fare questo processo. Poi non so in quali fasi, diciamo, nell'arco di decenni. Non è che ci vorranno decenni, nel senso prepararlo e poi boom, in un giorno succede. Ci vorranno decenni che si realizzi in varie fasi, con vari step, che potranno essere più o meno traumatici e imprevedibili. Questo dipende da tanti fattori che certamente non posso immaginare al momento, ma se non minima parte. Però sì, allora le osservazioni che hai fatto sono tutte più che ragionevoli, cioè ci sono degli elementi concreti da prendere in considerazione che sono estremamente importanti. Tu hai parlato della distribuzione dei servizi come il cibo, eccetera, ma pensiamo all'energia, pensiamo alla distribuzione dell'acqua, all'accesso all'acqua potabile, eccetera. Ma pensiamo anche proprio alle infrastrutture. Ecco, su questo però in parte io ho una pseudo risposta, che non è una risposta definitiva, però insomma, una cosa che mi viene da porre come spunto di riflessione, la posso fare, ed è proprio nel rispondere al dove e al come. Perché il dove, esattamente come il quando, è adesso, da adesso in avanti, il dove è qui. Cioè, nel senso, noi non arriviamo da un altro pianeta o da un altro continente, siamo arrivati qui in Italia, diciamo, ragazzi, abbiamo bisogno di un po' di spazio, fatevi in là. Noi viviamo qua, siamo nati qua e abbiamo dedicato parte della nostra vita a collaborare alla costruzione di tutte le infrastrutture che esistono qua, gli ospedali, le strade,
le cose sono state fatte anche con la nostra partecipazione, diretta o indiretta che fosse. Quindi noi, di fatto, siamo proprietari di una parte del territorio e di una parte delle infrastrutture e dei servizi che su di esse si svolgono. Non è che siamo degli estranei, ok? Quindi, quello che quando io dico il dove è qui, il concetto è siamo qui, siamo nati qui su questo territorio e abbiamo tutto il diritto di, nel momento in cui decidessimo di sganciarci da questa società, di avere una parte di questo territorio proporzionata al nostro numero, alle nostre esigenze per poter vivere, che include le infrastrutture, che include le cose. Non è che dobbiamo costruirci tutto nuovo, cioè avremo delle aree, delle zone dove avremo anche delle infrastrutture, dei beni, delle risorse, eccetera, che devono essere adeguate a permetterci di sopravvivere. Cioè questo va da sé, nel senso, non, puoi, non è che dico, cioè, bisogna, noi mettiamo il sacchetto in spalla come Remi, andiamo in giro a cercare un isolotto su cui forse possiamo costruire la società del futuro partendo dai legnetti. Allora ci siamo già qua. Allora certo, se sono da solo sì, posso anche prendere col sacchettino in spalla, se siamo 100 possiamo pure far così, se siamo anche qualche migliaio possiamo pure far così, ma se siamo milioni non possiamo far così, perché noi siamo già qua, il territorio è qua. Quindi tutto sta a un processo di negoziazione, individuazione delle modalità con lo Stato a livello anche internazionale per far riconoscere il sorgere di queste nuove comunità, che in base al numero di popolazione che avranno necessiteranno di un territorio, necessiteranno di accesso a risorse, di accesso della presenza di infrastrutture se ci sono, che risistemeremo, rimodelleremo sulle nostre esigenze, sulla nostra società. Al resto della società resterà tutto quello che in parte abbiamo anche noi pagato, costruito, eccetera, ma che resta sul loro territorio resterà a loro e noi invece ci prenderemo la parte che ci spetta. Punto. Cioè questo secondo me è di nuovo una cosa lineare. Le alternative quali sono del resto? Che ci sterminino tutti? Cioè, premesso che certo, potrebbero pure tentare di farlo, perché sterminare qualche centinaia di persone è un conto, sterminare qualche milione, l'ultima volta che ci hanno provato ci sono state guerre mondiali. Cioè, comunque, il concetto è ci siamo, esistiamo, siamo qua, il territorio è qua, non è che dobbiamo andare a cercarci un territorio altrove. Tra l'altro non è che in tutto il mondo dobbiamo avere un posto dove, mica siamo quattro gatti, siamo milioni dappertutto, siamo milioni in Italia, siamo milioni in altri stati. Ogni stato dovrà fare la stessa procedura, si dovranno riconoscere delle aree. Poi stato, oramai gli stati li stanno cancellando, no? Vogliono distruggere lo Stato-Nazione, vogliono arrivare al concetto di macrocontinenti. Perfetto, loro si facciano lo cazzo di macrocontinenti, ma ci dovranno riservare delle aree in cui dovrà esserci riconosciuta la porzione di territorio con tutte le infrastrutture e i beni necessari. Altrimenti è guerra civile, non ci sono alternative, perché se noi non siamo compatibili con questo sistema, con la deriva di questo sistema di vita, va da sé che non possiamo viverci in mezzo. Come cazzo facciamo? Cioè è come chiedere a degli ebrei di vivere nella Germania nazista, non si può, proprio non possono, devono far carte false solo per sopravvivere in qualche modo e essere sempre sull'attenti. Allora a questo punto, se uno sa che la situazione è quella, non gli vale più neanche la pena di cercare di vivere in pace, tanto vale appunto diventare un esercito irregolare e combattere per sopravvivere. C'è una parte di popolazione non trascurabile che non è d'accordo sulle piega che sta prendendo la struttura istituzionale a livello italiano e a livello mondiale, e lo dichiara con le stesse parole in Italia, in Spagna, in Germania, in Francia, in Finlandia, dovunque, no? Ecco, questa gente qua c'è, esiste, ci siamo noi, e non abbiamo alcuna intenzione di, ribadisco un concetto che ho già detto varie volte, non so se l'ho già detto anche in questa occasione, ma finora lo Stato, i media, ci hanno trattato come se fossimo o dei bambini capricciosi, tipo no, non voglio accettare la medicina perché è amara, faccio i capricci, no? E allora papà deve, non so, prepararti un regalino, ti do il giocattolino, oppure dire no, guarda che se no non esci la sera, no? Ecco, cioè per convincerci stanno, ma noi non siamo dei bambini capricciosi, noi siamo degli adulti, responsabili, coscienti, che valutano la situazione, non condividono la lettura che ne viene fatta e non condividono in nessun modo le scelte e le decisioni che si vogliono attuare. Non ci stiamo, capite? Non è una cosa del tipo, vabbè, ma papà, dammi una stanza anche a me. No, noi meritiamo, noi abbiamo bisogno di una stanza perché esistiamo e vogliamo vivere. Quindi una di queste stanze, di questa casa è nostra. Cioè, ci spetta di diritto, punto. Società incompatibili sono già convissute anche vicine tra loro nell'ambito della storia un sacco di volte. Non necessariamente si sono scoiate vicenda. Poi,
nel tempo le cose evolveranno, non so come, potrebbero evolvere verso un conflitto, potrebbero evolvere verso una coesistenza pacifica, potrebbe che una delle due di queste società semplicemente si spenga. Perché appunto, dicevi prima, parlando di esperimenti locali, no? Dicevi, quindi parlavi degli elfi, no? La società degli elfi, dice, i loro figli spesso abbandonano quella società, preferiscono, ma come i figli degli Amish, magari spesso dicono, andate a fanculo, non ci voglio vivere qua col trattorino, voglio andare a vedere i videogame e a farmi di crack. E quindi mollano. Però allora, secondo me questo dovrebbe essere, addirittura io questo lo metterei proprio tra i fondamenti. Cioè nel senso, io nel momento, ovviamente sto parlando di cose sulle quali non sono io a decidere, però parlo delle mie proposte, visto che ne sto parlando io. Io una delle cose che metterei in questa società è che non è che ci si nasce e quindi ci sei dentro. Bisogna sceglierla, bisogna volontariamente, i minorenni, finché sono minorenni, sono minorenni, decidono i genitori, punto. Questo vadano a fanculo tutte le cazzate su, devono essere altri a decidere, con tribunali, commissioni, assistenti sociali, da cagare. I genitori decidono per i loro figli minorenni. Quando un figlio minorenne raggiunge una maggiore età, poi anche qua possiamo decidere magari una roba che si fa a 16 anni, a 17, 18, non lo so, valutiamo insieme, no? Devono, il minore che diventa un adulto nella nostra società deve accettare le regole di questa società, i principi, le modalità, con un margine di cambiamento, perché non è che accettare significa devo ubbidire, può anche dire mi piace quasi tutto, ci sono delle cose che non mi piacciono, oppure mi piace un po', un sacco di cose le voglio cambiare, e dirlo fin da subito, perfetto, deve avere anche gli strumenti per cercare di cambiarlo, no? Perché è proprio creare una società che sia in grado di rispondere alle esigenze di chi ci abita, la sfida, no? Quindi non di ubbidire come degli scemi a quello che ti dice qualcun altro. Però deve esserci una presa di responsabilità. Cioè nessuno nasce qua e qua e quindi deve stare qua. Come adesso, tu nasci qui e sei qui e basta, tu sei italiano, devi rispondere alle istituzioni italiane, devi ubbidire alle leggi italiane, devi condividere i principi. No, se io non condivido più un cazzo di quello che sta succedendo, non vedo per quale motivo devo. E questo, secondo me, dovrebbe essere costantemente fatto anche nella nostra società, chiesto ai giovani che diventano adulti di decidere, di scegliere se vogliono vivere nella nostra società, ne accettano la responsabilità, ne accettano le regole e accettano anche di avere un ruolo per modificarle se ritengono che questo vada fatto. Se invece non ci si trovano, dicono cazzo, io comunque so che di là c'è quell'altra roba, preferisco, mi piace. Cioè, ma nessun problema, vadano tranquillamente, non è mica che facciamo, no, poi non so, le ritualità sociali poi si vedranno quali saranno, non si possono prevedere, però io non è che vedo, no, è normale, cioè è una scelta che ogni persona deve fare, così come mi auguro che ci saranno persone che magari nasceranno nell'altra società e che preferiranno venire dalla nostra a vivere, non ci vedo niente di strano in un interscambio di questo genere, deve essere vicino al sentire della persona, a me sembra del tutto logico, non vedo neanche qui nessun problema. Sì, per quel che riguarda la fondazione, quindi, di una società nuova, una società parallela, una società che magari può iniziare dentro una serie di persone che poi si conoscono a livello europeo, internazionale e scelgono un posto, noi appoggiamo, noi di Come Don Chisciotte appoggiamo questo tuo progetto e soprattutto invitiamo gli spettatori a rifletterci, perché dinanzi al bivio è molto difficile a volte scegliere, proprio perché abbiamo visto ci sono i parenti, ci sono tutta una serie di condizionamenti che, anche se noi ora abbiamo acquisito un grado di libertà, comunque sono dentro di noi, li abbiamo introiettati dall'infanzia, come quello della competizione di cui tu parlavi. Noi, specialmente la mia generazione, è una delle più narcisiste che ci siano. E allora, Stefano, io per chiudere la puntata volevo farti una domanda appunto sulla parte del bivio che noi andremmo a lasciare per sempre. Tu in un tuo video recente hai affermato che la codardia esistenziale è il terreno fertile su cui sta nascendo il nuovo modello di società autoritaria. Vai Stefano. Sì, allora io questa critica feroce alla società, alla modalità della nostra società, che chiamo appunto questa deriva di codardia esistenziale, la porto avanti da più di 20 anni. In realtà anche da prima, perché è una cosa che ho messo a fuoco quando ero proprio un adolescente. E, ovviamente è una mia opinione, una mia formulazione, una mia lettura, no, della realtà. Però ecco, si basa sul concetto molto semplice che io ho visto
drammaticamente anche ai vertici del mondo della cultura, comunque insomma, persone importanti del mondo della cultura, e per esemplificarla molto, è il concetto che ha reso la facoltà di pensare sostanzialmente un crimine di superbia. Per cui per un qualche motivo veramente patologico, a mio vedere, noi siamo abituati a fare una roba che non è più pensare, che non è mai stato pensare, ma che è noleggiare del pensiero già costruito, precostruito. Ne parlavo prima, credo, no, mi sembra che mi ho parlato quando parlavo dei libri, del perché non leggono pensieri già costruiti. Però ecco, questo fatto che noi siamo abituati fin dalla scuola, fin dalla tenera età, a noleggiare pensieri precostituiti che assegnino dei significati ai fenomeni con cui poi entriamo in contatto e che viviamo, e che quindi assegnano dei significati sia al dato di realtà sia alla nostra stessa dato di identità, sono tutti modelli precostituiti, sono pensieri prefabbricati, fatti da altri, no? Che noi adottiamo, noleggiamo e poi fingiamo che siano nostri. Questo è il nucleo della codardia esistenziale, che poi si manifesta in modi sempre più chiari, sempre più evidenti. Una cosa semplice, un esempio semplice. A scuola uno studente a cui viene chiesto di commentare una poesia, non gli viene chiesto che cosa ne pensa. Cioè lui non può andare lì e dare una sua opinione. Se lo fa, viene sminuito, preso per il culo, cacciato con un brutto voto. Lui deve ripetere il pensiero critico di qualcun altro che ha commentato quella poesia. Perché? Perché l'idea è, a livello profondo, che tu, che sei un essere umano normale, non sei in grado di pensare, solo di noleggiare pensiero di esseri molto speciali, quelli che hanno il bollino blu, no? Quelli pensano, e pensavano, perché poi sono tutti morti del passato, ovviamente, cioè, già al presente, se qualcuno pensa, pensa poco, può pensare solo un pochino, cioè deve essere un esperto di pensiero filosofico che ci aggiunge una virgolina sua personale, no? Ma il pensiero originale dall'inizio alla fine è inconcepibile, è considerato un'eresia, no? Te lo dicono proprio, chi ti credi di essere? Cazzo, uno che ragiona, uno che prova a usare il suo cervello, dimmi che quello che ti sto dicendo è stupido, intelligente, e perché è stupido, intelligente? Non mi dire chi ti credi di essere, da dove l'ha tirato fuori. A me la gente passa il tempo a dirmi le cose che dici sono nel neostrutturalismo congetturale ma io non lo so, non conosco questa roba qua, io penso. Beh, posso pensare stupidaggini, posso pensare cose intelligenti, questo valutatelo, no? Ma non fatelo valutare con metri altrui, su basi altrui, perché quella è codardia. Ed è dove viviamo noi adesso, proprio quello. L'accusa più grossa mi viene spesso rivolta, soprattutto dalle persone più acculturate, è non puoi farlo senza basi. Ma chi cazzo l'ha mai detto? Ma chi cazzo ha mai detto che ti servono delle basi per fare delle cose? Per pensare dei pensieri, non serve nessuna base per pensare dei pensieri, perché una persona senza uno straccio di cultura, anche Tarzan può fare dei pensieri, senza nessuna cultura di base di nessun genere, elabora gli elementi che ha, con gli strumenti che ha, possono essere semplici quanto vuoi, ma sono sue elaborazioni, quelli sono suoi pensieri, punto. Cioè, ecco, noi siamo così affossati, no? All'idea che le grandi menti hanno già detto tutto, hanno già fatto tutto, che viviamo questo pensiero neomedievale, mostruoso, per cui tutto è già stato detto. E tu non puoi che ripetere cose altrui, arricchendole o ricamandole, no? Ma l'idea di un pensiero originale tuo, quando io dico non c'è bisogno che viviamo con la moneta a debito, possiamo creare un nuovo sistema di beni e servizi, mi dicono quale modello, dove lo trovo, ma che cazzo, facciamolo noi, no? Non possiamo, perché? Perché tutte le società sono state costruite, qualcuno le ha pensate, non tutte insieme, uno solo, uno pensava una roba, uno un'altra, discutevano, provavano, nel tempo si sviluppavano, no? Ma non è che quello che c'è e ci sarà sempre, ma che cazzo, ma chi l'ha detto? Ci può essere qualsiasi altra cosa, cominciamo a pensarla, noi, non a prenderla per forza col bollino blu da qualche parte. Anche questo fa parte di questo great divide, secondo me. Cioè, le persone che vorrei nella società che auspico sono persone responsabili della propria esistenza e dei propri processi cognitivi, quindi anche in grado di superare questa angoscia profonda per cui loro sono degli impediti che non possono pensare con la loro testa. No, è l'esatto contrario. Proprio perché nel momento in cui cominci a pensare con la tua testa, soprattutto impari l'umiltà di questa roba, cioè impari il fatto che pensare con la tua testa ti mette di fronte a mille errori, te ne accorgi, ci sbatti il grugno ogni 4 secondi se non sei un coglione integrale, no?
perché ti rendi conto che quello che pensi è sempre un sacco di errori, fallaci, problematiche che non avevi considerato, parlando con altri salta sempre fuori qualcosa di nuovo, di diverso che devi rielaborare, riaffrontare assieme a lui e magari ti può aiutare lui proprio a renderlo migliore il tuo pensiero, no? Quello che hai pensato. Questa è la responsabilità di cui parlo, che è soprattutto la responsabilità sulla tua esistenza. E questo è, secondo me, veramente il nucleo del Great Divide. Cioè, la società vecchia, quella è una società che criminalizza la responsabilità del sé. La responsabilità deve essere una roba collettiva, in cui tu vieni purificato nel momento in cui sei punito per il bene degli altri, non sai perché, sulla base di quelle regole, ma non importa. Il concetto è che sei nel gregge e tutti belano e anche tu è viva. Perché? Perché te l'hanno detto i padroni. Ecco, no, fuori, lontanissimo da questa roba, proprio all'opposto. Un mondo di persone responsabili per se stesse, che siano atti della propria volontà, che siano quindi anche umili, capaci di riconoscere i limiti delle proprie capacità, delle proprie volontà, e quindi imparare a convivere con gli altri confrontandosi con gli altri. Non confrontandosi con dei modelli teorici degli altri, ma con gli altri, con le esigenze proprie, con le esigenze degli altri. Questo, secondo me, è il superamento anche di questa cosa, questo malanno che io chiamo codardia esistenziale, che considero veramente, cioè, il Covid non è una pandemia, questo è una pandemia, e ci viviamo immersi da un bel pezzo. Eh sì, Stefano, ma mi sorge una domanda da farti, ma secondo te possiamo davvero pensare di creare una società con solo persone che ci piacciano e ci vadano a genio? Ok, allora sì, è una domanda ottima. Scusami, no, tutte le domande sono ottime, però diciamo io la trovo ottima. Perché? Perché la risposta è no, assolutamente no. Io non dico che in questa società dobbiamo piacerci tutti, ma sarebbe anche non solo arrogante, ma idiota pensarlo. C'è un sacco di gente che non mi piacerà, come io non piacerò un sacco di gente, punto. Anche qui, di nuovo, ristabilire i criteri di responsabilità, assumersi, non fingere che siamo tutti uguali e buoni e quindi fair play e poi tirarci le coltellate nella schiena di nascosto, no? Attraverso un qualche trucco tipo professionalmente, oppure ti tradisco con tua moglie, ti è bastardo. Se non ci piacciamo, teniamoci distanti. Frequentiamo ambienti diversi, evitiamo di romperci i coglioni a vicenda, viviamo meglio tutte e due. Cioè io quando incontro uno che non mi piace, non lo frequento. E questa è un'altra cosa, anche qui, vedete, guardate che sono elementi che secondo me metterli a fuoco, funzionano, capire i propri processi. Hai mai conosciuto quelle persone che litigano sempre con tutti? No? Ecco, vanno in giro e ogni 4 secondi riescono a litigare con tutti, no? E poi se gli chiedi, dici, ma com'è che litighi, sai cosa ti rispondono invariabilmente? Perché gli altri sono tutti degli stronzi. Come fanno a non comprendere che sono loro a voler litigare con gli altri? Cioè, se succede a loro e non agli altri, perché loro evidentemente ne hanno bisogno. Allora, rendersi conto dei propri processi è proprio liberarsi di questa schiavitù. Cioè, capire che se il compagno di vita che ti trovi è sempre un narcisista manipolatore, magari te lo cerchi il narcisista manipolatore, perché risponde in parte ad una tua esigenza. Se quella che trovi è sempre una psicopatica gelosissima che ti rompe i coglioni, magari te la cerchi così. Cioè, non è casuale quando ti capita una volta e dici, Madonna santa, mai più, e difatti le volte dopo, nelle relazioni dopo, non ti succede. Ma se si ripete, e normalmente questa cosa si ripete nelle persone, evidentemente non sono gli altri, sei tu. Solo che noi siamo abituatissimi a guardare gli altri, a guardare quanto è stronzo quello là, quanto si comporta male quello là, quanto è falso, quanto inganna, e mai a guardare noi, quanto siamo stronzi noi, quanto siamo falsi noi, quanto inganniamo noi. Perché non ci piace guardarci, perché se ti guardi bene dentro, anziché vedere solo l'immaginetta che ti sei costruito di te stesso, trovi un sacco di merda, che non ti piace e con cui devi fare i conti, devi assumerti la responsabilità. Questo è parte del processo di cui parlo. Allora, in una società come questa, non è che dobbiamo andare tutti d'accordo, piacerci tutti, ma dobbiamo riconoscere cosa non ci piace, perché non ci piace, e starne lontani. E dovremmo essere agevolati dalla società in modo proprio da evitare di mettere vicine le parti che hanno aspetti di incompatibilità, il più possibile. Poi, insomma, si fa quello che si può, non è che possiamo risolvere tutti i problemi del mondo, però l'approccio dovrebbe essere quello. Secondo me, perché capisci che alla fine mi sento un po' un idiota perché sto dicendo delle cose banalissime che si riducono sempre alla stessa identica cosa: conoscere i tuoi processi, osservare cosa succede dentro di te e sulla base di quello imparare a gestirli per migliorare i risultati anziché peggiorarli. È una cosa banalissima.
Quindi noi credo che per questa puntata ci siamo detti tutto. È stato molto interessante vedere come il Great Divide allo stato attuale sia una grande discussione, una grande riappropriazione della propria identità, della propria sovranità e libertà sulla propria vita, che sono le battaglie proprio di questi giorni. Ribadiamo, non è un modo per estraniarsi dalla società e chiudersi in una riserva, ma è un modo per combattere. Stefano, io ti saluto e ti ringrazio. Se hai qualcosa da dire in chiusura, prego. Ma sì, una battuta la faccio. Hai detto che il Great Divide non è un modo di rinchiudersi, di rintanarsi in una riserva, ma è un modo di combattere. Io addirittura passerei a dire che è un tentativo di evolvere. Per cui, certo, se sarà necessario si combatterà, ma come sempre, quando è stato necessario lo si è fatto, ma io addirittura non lo vedrei neanche necessariamente come uno strumento di combattimento o tra le sue finalità il combattimento, quanto appunto proprio la possibilità di evolvere, di andare verso qualcosa di diverso, di nuovo. E allora, grazie Stefano, grazie a tutti voi e vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, ciao Marco, ciao come Lucky Shot.